Cazzo, sono 5 giorni già uscito, sì, ho deciso di uscire quando eravate tutti in vacanza, di venire la settimana dopo. Come mai sei uscito quando tutti eravamo in vacanza? Ma perché il disco era pronto a giugno e non si faceva in tempo uscire comunque a giugno-luglio, quindi 30 agosto era la prima data utile, insomma, per la pubblicazione. Però è bello il discorso della canzone, no? Alla fine noi siamo un po', cioè noi della nostra età siamo un po' legati ai nostri miti degli anni 80-90. Ma sì, penso che sia... La canzone in realtà parla contro chi dice si stava meglio quando si stava peggio. In realtà posso trovare le cose positive allora e cose positive adesso. E viceversa. Facciamo due esempi. Una cosa di positivo adesso. La passera depilata. Esatto. Non è mica detto una cazzata. È un upgrade, voglio dire, no? Cioè, guardatevi un porno degli anni 70, poi vediamo. Cioè, basta con ste hairy. Il jungle proprio. La buttata lì. La seconda invece. Come dico nel pezzo, sicuramente la storia di YouTube secondo me è una cosa positiva, perché una volta erano molto, cioè tutte queste storie, sai, gli scandali bullismi che sono venuti fuori, no, negli scorsi anni. Io sono uno che ad esempio a scuola ha sofferto molto il bullismo, no? Ai tempi non c'era YouTube e queste cose non venivano fuori e non potevi neanche dirlo a casa o ai professori, quindi in un certo senso lo so che era un dato, spinge anche la gente a esasperare la violenza, però su certe cose trovo bello che ci sia, ad esempio Wikileaks, trovo bello che ci sia, fra tante bugie, anche della verità oggi in giro. Sai che c'è una cosa che abbiamo notato ieri con il colonnello, che non cambia mai, cioè quando una canzone spacca, che entra in classifica, che rimane veramente nella testa della gente, la canta nei muratori. Qual è il segnale? Se una canzone la canta il muratore sul ponteggio, vuol dire che ormai sfondato. Allora, diciamo chiaramente, è un termometro. C'è la classifica del cantiere, perché non per forza il muratore, perché il tubista è più alternativo, più elettro. Sì, esatto. Il mio pop. L'elettricista è strano. È strano perché c'è. Ma io voglio di brutti nei furgoni bianchi. Cioè, il furgone bianco, cioè una cifra di volte di fianco sento la mia musica pompata al massimo. Su ci sono due tipi sui 30 che fanno: bella zio! Sì, ma tu non usi il muratore o l'impalcatura come termometro se le tue canzoni sono di successo o meno? Purtroppo non ne ho vicino a casa in questo momento. Tipo qua davanti stanno ristrutturando il palazzo. Apriamo la finestra e sentiamo cosa canta. Che cantano tutto il giorno. È un bel segnale questo. Domenica da Como, Como come l'hanno presa? Ma tu pensa che ieri, sai che sto facendo gli in-store, no? Uh-huh. In questi giorni sto andando a presentare il disco nei negozi tipo Fnac, Feltrinelli. Fnac, oggi come sei? Fnac. Oggi sono a Verona. A Verona, dove? A Verona. Oggi al negozio Streg. Streg. Alla Fnac di Verona. Mi fermi per Domenico da Como. Non è vero. Che lui era Domenico da Como. Un genio. A Verona però. No, Bari. Ma scusa, i negozi Fnac è che uno ha sbagliato, ha messo la F prima della N, ma non c'era. No, era Knaf prima. Era Knac. Perché la K è muta, allora. E non ci vai da militatori? Vuoi una caramella sous? Non c'è dentro, qua poi vado fuori come un pazzo. Ma no, non c'è una caramella che si fa. Prima che vai fuori tu. Allora ci sentiamo tra un attimo. Sai che quando mi pungono le zanzare tornano un'ora dopo con 50 euro? E a tutte a me!